Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come da titolo sarà il video anteprima riguardante la nuova collezione di make up Kiko che sarà disponibile dal 15 marzo in tutti gli store e online sul sito ufficiale Kiko come capsule collection, quindi comunque sarà una di quelle limited edition che spesso vengono prodotte durante l'arco dell'anno. Come sapete io spesso acquisto da Kiko anche prodotti che non hanno proprio un buon inci, ve ne ho parlato proprio di uno di questi negli ultimi video haul, ma questa volta devo dirvi che le cose sono cambiate. Sarà introdotta la Green Me Beautiful by Nature, che è praticamente una limited edition composta da elementi di make up che hanno un'alta percentuale di ingredienti di origine naturale. Quando ho letto di questa collezione, sinceramente, veramente non credevo ai miei occhi. Visto che alcune di voi già nei commenti mi hanno chiesto di parlare di questa collezione, ho pensato appunto di farvi un video introduttivo. Allora, questa collezione si basa su quattro elementi naturali, ossia la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, che comunque troveremo sparsi per tutti i pezzi della nuova capsule collection. Per prima cosa sono contenta che Kiko abbia pensato anche al packaging dei prodotti, tanto leggo testualmente che tutti gli astucci dei prodotti sono realizzati utilizzando materiali green come carta ecologica ricavati dai residui organici di kiwi, caffè ed agrumi e prodotta utilizzando 100% di energia verde. Riguardo la collezione, posso dirvi che, come immaginate, non troveremo solamente prodotti make up, ma anche skin care e accessori. Prima cosa avremo due blush con due finish diversi, uno matte e l'altro perlato metallico. Il prezzo è di 8,95 euro e il 97% degli ingredienti che compongono appunto questi due blush sono derivanti da materie prime naturali. Proprio agganciandomi a questo, voglio dirvi che ancora non sono riuscita proprio a scovare l'inci di ogni prodotto, nel senso che io non so se questo blush, oltre appunto questo 97% di ingredienti naturali, contenga magari altri elementi più sintetici. Voglio anche aspettare a dirvelo perché io sono come San Tommaso, ecco, se non vedo non credo, cioè voglio vedere proprio bene gli ingredienti dal sito ufficiale Kiko o sulle confezioni. Il secondo prodotto è la Bronzer Loss Powder, dall'effetto abbronzato e dal finish modulabile, è disponibile in due tonalità ed il prezzo è di 12,95 euro, e questo prodotto è uno di quelli che avevo già un pochettino puntato perché comunque il 100% degli ingredienti deriva da materie prime naturali, quindi fantastico. BB cream, avremo 4 BB cream, tutte per gli incarnati più chiari ma anche per quelli più scuri, prezzo 10,95 euro, e qui il 90% degli ingredienti sono derivanti da materie prime naturali. Brow pencil, che è l'altro prodotto che vorrei provare anche io, e è praticamente una matita che in primis ha il corpo in legno naturale e 4 proprietà: pettina, riempie, definisce e rimodella, e tra gli altri ingredienti troviamo anche l'olio di jojoba. È disponibile appunto in 4 tonalità, il prezzo è di 6,95 euro e il 98% degli ingredienti deriva da materie prime naturali, e anche qui devo dirvi che la percentuale è molto molto alta e sono molto contenta. Volume mascara, come sapete io spesso per i mascara, come appunto per i rossetti, lip gloss eccetera, faccio qualche eccezione, nel senso che tendo ad acquistare anche prodotti che non hanno un buon inci. È disponibile solamente nel colore nero, il prezzo è di 10,95 euro e il 90% degli ingredienti deriva da materie prime naturali. Il packaging del mascara, come comunque quello degli altri prodotti, tende ad essere sempre di colore verde e lo scovolino è abbastanza grande e un pochettino incurvato.
lip gloss. Lip gloss sono praticamente dei matitoni labbra, sempre con legno naturale, dal finish più lucido. Sono disponibili in due tonalità, prezzo 5,95 euro, e qui ben il 99% degli ingredienti deriva da materie prime naturali. Un altro prodotto che invece mi ha incuriosito tantissimo sono i Lips and Cheeks, ossia delle matite rossetto e fard dal finish matte, quindi proprio io qui vado a go-go. Prezzo 8,95 euro, disponibile in 5 tonalità e il 94% degli ingredienti deriva da materie prime naturali. Kajal, abbiamo ancora 4 tonalità di Kajal, prezzo 5,95 euro, anche queste in legno, e qui il 96% degli ingredienti è sempre derivante da materie prime naturali e a base di olio di jojoba e burro di karité. Highlighting pencil, anche questo ragazze veramente è molto molto carino, e sono molto curiosa di provarlo. Disponibile in due tonalità, prezzo 8,95 euro, 90% degli ingredienti e deriva da materie prime naturali, e la formula è a base di burro di karité, quindi anche molto morbido. È incluso anche il temperino, e le due tonalità sono una più rosata, mentre l'altra diciamo più color oro. Ma il pezzo forte secondo me tra il make up della nuova collezione sono le eyeshadow palette, ossia delle palette con ben 9 tonalità di ombretti a base di oli di argan, cotone e maracuja, e all'interno sono contenuti 3 diversi finish: matte, satinati e metallici. E ragazze, secondo me la prima, quella dei toni più caldi, ma forse anche la seconda, è molto molto carina, e queste veramente secondo me, se hanno un buon inci, vale la pena acquistarle, anche perché hanno un prezzo di 12,95 euro, e ben il 94% degli ingredienti è di origine naturale. Riguardo i prodotti di skincare, abbiamo in primis l'Hydrating Face Mist, ossia uno spray idratante e rinfrescante per il viso, prezzo 10,95 euro, 88% degli ingredienti di origine naturale. Cleansing Face Bar, ossia una saponetta detergente per il viso a base di olio di oliva, tè bianco e burro di karité, 98% degli ingredienti origine naturale, prezzo 5,95 euro. Ancora un altro prodotto skin care, anzi in questo caso body care, è l'Esfoliating Body Gommage, un prodotto che devo dirvi mi incuriosisce tantissimo. Contenuto in un bel barattolone grande con cristalli di zucchero, prezzo 16,95 euro, 97% di ingredienti di origine naturale. Nursing Lip Balm è praticamente un balsamo labbra, prezzo 6,95 euro, 99% degli ingredienti origine naturale, quindi anche molto alto. Ed infine abbiamo le maschere per il viso On The Go Mask, prezzo 4,95 euro, ne abbiamo disponibili 3: la Green Me Yellow maschera effetto illuminante, la Green Me Blue maschera effetto mattificante, la Green Me Pink maschera dall'effetto levigante. 94% degli ingredienti derivanti da materie naturali, prezzo 4,95 euro. Non mancano naturalmente nella collezione, come per ogni limited Kiko, tantissimi accessori. In primis abbiamo la Konjac Sponge, 5,95 euro, 99% degli ingredienti derivanti da materie prime naturali. Cleansing Pad, ossia dischetti naturali per la pulizia del viso, prezzo 4,95 euro. Una bellissima pochette, e poi alcuni pennelli: il Bronzer Brush, prezzo 10,95 euro, il Blush Brush 8,95 euro, Double Eye Brush 8,95 euro. Devo dirvi ragazze che per me, come sicuramente per tantissime di voi, questa sarà una bellissima sorpresa. Io penso che andrò sicuramente da Kiko, comunque farò un ordine online, perché voglio assolutamente provare alcuni di questi prodotti, in quanto mi incuriosiscono davvero tantissimo. Fatemi sapere anche voi nei commenti se già sapete se acquisterete qualcosa, se c'è appunto un prodotto che vi ha colpito maggiormente.
una piccola considerazione solo riguardo i prezzi. Volevo dirvi che secondo me per questa volta non sono niente malina. Sicuramente non acquisterò proprio tutta la collezione. Per ora vorrei appunto provare a prendere le cose che più mi incuriosiscono. Poi, come ogni anno, tra virgolette, di solito io acquisto da Kiko durante i saldi. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!